guardando la luce ebbe l'illuminazione. Una mente tormentata. James, come faremo? Siamo poveri, non potremo dare un grande futuro al nostro figlio. Come faremo? No, donna, non preoccuparti. L'amore di Dio è grande e ci salverà. Ma tutto cambiò. Signori, oggi parleremo dell'esperimento di Galvani. Infatti, lui riteneva che dissezionando una rana deceduta che aveva subito delle scosse elettriche, presentava degli spasmi. Questo perché lui ritiene che l'elettricità sia la fonte della vita. Bene notato da un professore. Che appunti meravigliosi, elettricità, magnetismo, forse è quello giusto. Una lettera. Egregio signor Faraday, data l'elevata qualità dei suoi appunti, sarei lieto di invitarla alla mia prossima lezione presso la Royal Institution. Firmato Humphrey Davy. E così fu. Allora, ragazzi. Buongiorno, professor Davy. Buongiorno, signor Faraday. Le sembra l'orario di arrivare? In realtà ho finito di lavorare. Che non si ripeta più. Io le ho dato un'opportunità. Vada a sedersi. Va bene. Un'aula gremita di studenti. 3 ore dopo. Va bene, la lezione di oggi è finita, ragazzi. Ci vediamo la prossima volta a Londra. Potete andare? Professore, grazie mille per la lezione, ci vediamo settimana prossima a Londra. Va bene. Scusi per prima, professore. Ora approfondirei con voi la lezione delle rane di Galvanis. Va bene, mi seguo. Conoscerà anche l'amore. Vuoi tu, Michael Faraday, prendere Sarah Bellard come tua legittima sposa? Sì, la voglio. Vuoi tu, Sarah Bellard, prendere Michael Faraday come tuo legittimo sposo? Sì, la voglio. Va bene. Ti dichiaro marito e moglie. Puoi passare la sposa. L'esperimento più importante della sua vita. Guarda, se metto la sbarra parallelamente al lago della bussola, non succede niente. Ma cosa succede se ci faccio passare l'elettricità? Guarda, l'ago della bussola si è spostato di 90 gradi. Com'è possibile che una forza elettrica influenzi una forza magnetica? Approssimativamente 10 ore dopo. Ho capito tutto! Dio. Ma verrà ostacolato. Signor Brown, ho scoperto qualcosa di sorprendente. Mi dica. Ho scoperto che una forza elettrica può influenzare una magnetica e viceversa. In che senso, signor Faraday? Se faccio passare l'elettricità attraverso una sbarra, attorno ad essa presenterà uno sciame di forze. Sì, più preciso, signor Faraday. Mi vado a occupare di vera scienza, non di queste fandonie. Ma alla fine avrà la gloria. Signor Faraday! Signor Maxwell! Ho fatto una scoperta eccezionale! Veda, attraverso noi strumenti matematici ho dimostrato la sua teoria. Lei aveva ragione! La luce è un'onda elettromagnetica! Ma è incredibile!
Faraday, prossimamente al cinema. Lore! Oh, ma la perché non avevi girato il video? Qua hai ragione.